Ciao ragazzi, ben ritrovati all'interno del birrificio Bari. Oggi vi presento la classica bionda. Avete presente quando volete andare in una pizzeria e chiedete una birra? Di solito chiedete sempre una bionda. Bene, la produciamo anche noi qui in birrificio Bari. È la San Nicola 1087, la Nicolaiana. È una linea, e questa apre una linea dedicata al santo patrono della città di Bari. È la classica bionda, quindi quando la aprirete, la prenderemo insieme, la birra si presenterà chiara, con una schiuma bianca a bolle molto compatte. Questa birra è una bassa fermentazione, quindi è meno opaca di tutte le birre artigianali, anzi è molto pulita. E vi dirò di più, è una birra che non ha dry hopping, quindi non ha un grosso aroma, ma si sente quando la assaggerete un importante gusto di malto. E questo fa sì che sia una birra che può andare su tutto ciò che potete preparare a pranzo, a cena. Infatti si dice che le lager, comunque la Nicolaiana, sia una birra a tutto passo. Per la Nicolaiana poi abbiamo una fortuna, ce l'abbiamo nel fermentatore. Quindi ancora una volta abbiamo una birra che possiamo assaggiare prima di imbottigliare. Abbiamo aperto il fermentatore perché sennò ci facciamo una doccia e adesso apriamo il pimento e andiamo ad assaggiare. Ci siamo ragazzi? Eccola! Ovviamente avendola presa dal fermentatore non ha la schiuma che abbiamo imparato e si forma solo dopo con la rifermentazione. Ma quello che potete vedere è un leggermente opaco bicchiere perché la birra è conservata a 2 gradi e nel fermentatore, prima di imbottigliare, le birre restano sempre a 2 gradi. Andiamo a vedere. Chiara? Sa di malto perché non c'è dry hopping, quindi non abbiamo un particolare profumo di luppolo. Quando vi dicevo la classica bionda, non so se datate, vabbè, io sono rossa, ma questa è la classica bionda. Andiamo ad assaggiarla. Bella fresca ovviamente, e la birra è assolutamente pronta per essere imbottigliata. Diciamo che da qui a una ventina di giorni verrà imbottigliata, verrà poi rifermentata in bottiglia e dentro una ventina di giorni, 30 al massimo, sarà sulle vostre tavole. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata di Birra e Cucina. Oggi andremo a preparare un piatto, cioè del couscous alla curcuma con verdurine croccanti dorate in forno e olio al limone. E le andremo ad abbinare alla nostra Nicolaiana. Andiamo a vedere il tutto. Quindi partiamo dal nostro couscous, cotto in precedenza. Come l'abbiamo cotto? Il couscous non va fatto altro che prendere una teglia, metterci il nostro couscous, ricoprirlo con del brodo vegetale e lasciarlo cuocere all'incirca per una ventina di minuti. Il tutto condito con un po' di sale e aromi vari. Ok, ora andiamo con il condimento del nostro couscous. Un filo di olio al limone, prendiamo la nostra curcuma, la adagiamo in un passino e andiamo ad aromatizzare. Andiamo a mescolare il nostro couscous con la nostra curcuma. Nel caso vedete sia un po' secco, andiamo ad aggiungere un altro po' di olio. Ok, il nostro couscous è pronto. Ora andiamo a fare un trito di verdurine in precedenza cotte al forno. Perfetto ragazzi, ora siamo pronti per impiattare il tutto. Ok, andiamo ad adagiarlo al centro creando volume. Ok, andiamo a completare con le nostre verdurine lasciate da parte in precedenza per decorare. Zucchine, il nostro peperone. Andiamo ad aggiungerci un po' di sale e la nostra rughetta selvatica. Filo di olio. Perfetto, il nostro couscous è pronto.
Perfetto ragazzi, il nostro piatto è pronto, un piatto, una ricetta semplice ma allo stesso tempo gustoso ed è perfetta in abbinamento con la nostra Nicola Gianni. Ragazzi, per oggi è tutto, alla prossima puntata di Birra e Cucina.